Siamo qui con Schiavone del direttivo di ASGI. La situazione in Italia, per quanto riguarda l'immigrazione, diventa sempre più complicata. Sappiamo che ci sono state delle riammissioni formali a Trieste che sono state giudicate illecite dal Tribunale di Roma. Sappiamo che esistono tutta una serie di problemi con le navi quarantena, soprattutto per quanto riguarda i tunisini. Sappiamo che ci sono molti tunisini minori, non accompagnati all'interno delle navi quarantena. Sappiamo che c'è stato un caso al CPR di Potenza, dove è stato internato un ragazzo minore, quindi contravvenendo alle normative. Che cosa possiamo dire su, il diritto alla richiesta d'asilo dei migranti in Italia? Ma innanzitutto il diritto d'asilo è in una fase di attacco in tutto il mondo e in Europa, in maniera particolare. Quindi è chiaro che non può godere di buona salute in Italia, del tutto evidente. Siamo in un momento nel quale questo diritto comincia a essere, diciamo, espressamente negato, nel senso che è sempre stato, diciamo, calpestato, è sempre stato, diciamo, poco rispettato, è sempre stato aggirato, con normative sempre più restrittive. Però quello che caratterizza il momento storico che viviamo è un vero e proprio salto ideologico. È un vero e proprio salto ideologico perché, soprattutto nella rotta balcanica, lo si vede molto bene, però anche in altri contesti, ma quello è un contesto, diciamo, di una, come dire, che restituisce le cose con una chiarezza, devo dire, del tutto particolare. Gli stati addirittura hanno messo in atto delle vere e proprie strategie per impedire l'accesso alle persone, per negare il diritto d'asilo, per fare respingimenti per l'appunto illegali e anche rivendicarli, perché le riammissioni informali non sono state nient'altro che una rivendicazione ideologica di un respingimento che è proibito dalla legge. La differenza fra gli anni passati e le vicende triste del 2020 sono state queste, cioè che nel passato i respingimenti si negava ci fossero. Nel 2020 si sono organizzati cercando di rivendicarli come legali. Questo, pochi hanno notato, questo cambio che è però un cambio drammatico, sia per l'efficienza, poi i numeri con cui questi respingimenti sono avvenuti, ma anche per questo cambio di passo, questo tentativo di sovvertire le leggi internazionali, le leggi in materia di asilo e sostituirle con una, diciamo, con una sorta di nuova legalità illegale, sostanzialmente. Grazie.